I jihadisti dell'autoproclamato Stato Islamico si vantano di aver rilanciato lo schiavismo e confermano di aver offerto donne e bambini dell'etnia di Yazidi, catturati nel nord dell'Iraq, come bottino di guerra ai propri combattenti. La realtà, che era già stata denunciata dall'Organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch, appare ora nero su bianco nell'ultima edizione della rivista di propaganda intitolata Dabiq, pubblicata da Daesh, il gruppo estremista Stato Islamico. Il numero esatto di persone appartenenti all'etnia Yazidi cadute nelle mani degli jihadisti non è noto e oscilla tra le diverse centinaia e le oltre 1000 persone. Diverse testimonianze sono state raccolte dalle ONG, da donne detenute riuscite a fuggire.